E bella pescatori! Oggi voglio raccontarvi una breve storia che è iniziata circa un paio di mesi fa, quando di colpo ricevo una chiamata da parte della Daiva. E di fatto un pescatore sarebbe già strafelice di essere contattato dalla Daiva. Oltretutto, se la chiamata è stata tipo: Senpai, facciamo un evento dove presentiamo le novità ed i prototipi. Ti va di venire? Ok, forse l'ho fatto un po' troppo giappa e un po' troppo poco milanese. Però nella mia testa la Daiva quando ti chiama parla così. Poi non me lo ricordo tanto bene. Comunque, semplicemente, giubilo. Vabbè, ovvio che sono andato. Oltretutto con un altro youtuber che probabilmente, dico probabilmente, conoscete già. Insomma, arriviamo e ovviamente ci buttiamo sui No. Ci abbuffiamo male. Credo di essermi mangiato il 75% delle pizzette presenti all'evento. Comunque, dopo le pizzette, guardando i mulinelli, i 237 mulinelli presenti, ne prendo uno in mano e mi innamoro. È stato un po' come quando Peter Parker è stato morso dal ragno. Ho pensato, questo quando esce me lo compro. Vabbè dai, fino a qua tutto bello. È stato come svegliarsi. Hai fatto un bel sogno, ti sei divertito. Passa qualche giorno e... Così, the bot, senza senso. Mi suona di nuovo il telefono. Senpai, abbiamo... No, aspetta. Non era così, era più... Ciao Fra, ho notato che ti era piaciuto il Tatula. Non è che possiamo mandartene uno? Ed ecco qua. Il nuovo Tatula da spinning. Cioè ragazzi, no, forse no, non è chiaro. E il nuovo Tatula deve ancora uscire sul commercio in Italia. Non c'è neanche sul sito della Daiva oggi. Forse domani ci sarà, però oggi non c'è sul sito della Daiva. E ai negozi arriverà il mese prossimo. Quindi assurdo, raga, assurdo. Ok, però adesso respiriamo e facciamo il punto sul mulinello. Unboxing un po' violento. L'innovazione più importante di tutte è sicuramente il nuovo AirDrive design, che comprende sia il rotore, l'AirDrive Rotor Zion V, con un disegno simmetrico più bilanciato e costruito in modo da ridurre al minimo l'inerzia di rotazione, e l'AirDrive Bale, che invece è un archetto solid di ultima generazione, più leggero di 1,3 grammi rispetto al precedente. In più, l'archetto è dotato del nuovo sistema anti-tangle, in grado di ridurre al minimo la possibilità di groviglio. Avete presente quando la spira passa attorno al guidafilo? Beh, il nuovo sistema lo impedisce, o comunque lo riduce tantissimo. Ovviamente corpo in monoscocca Zion V, e all'interno c'è un'altra chicchetta, che è il nuovo sistema AirDrive Shaft. In pratica il meccanismo dell'alberino è stato riprogettato in modo che non ci siano punti di contatto tra l'albero e l'ingranaggio del pignone. Questo dà ovviamente più fluidità, più resistenza e più forza all'interno del gearbox. Ah, oltretutto ha il top DG Gear, che non so se l'avete visto, ma ho fatto un video nel quale testavo proprio questa cosa, ve lo lascio anche nei box alla fine, così finite di vedere questo, andate a vedere che cosa ho combinato con quel mulo. Ha la frizione ATD, la Type L, e questo spiega i 10 kg di frizione sul 3000. Poi le caratteristiche, sto mulinello ce n'ha più del Falcon 9, cioè non lo so, c'ha bobina long cast PS, la manovella machine cut, 8 cuscinetti a sfera di cui 2 CRBB, il twist buster, l'infinita anti reverse, il cross wrap, cioè... Alla fine c'è poco altro da dire, in realtà è un mulinello da paura. Vi lascio qua sotto sto schemino dove potete trovare il riferimento ad ogni misura del nuovo Tatula, anche la frizione massima, che so che vi interessa, la quantità di filo per ogni dimensione, un rapporto standard, e la velocità di recupero, che è una cosa che pochissima gente guarda ma che è molto importante. Velocità relativa anche al giro singolo di manovella, cioè quanto filo viene recuperato per ogni giro di manovella. Detto questo, prima cosa, un sentito domo arigato alla Daiva. Non ci resta che provarlo in pesca e sinceramente non vedo l'ora di farci qualche pesce e dimostrarvelo. Come sempre, ricordatevi che senpai si diventa. Bella!